L'ospedale di Sapri è un punto morto, probabilmente chiuderà andando di questo passo. Che cosa si può fare? Noi dobbiamo evitare di chiudere l'ospedale di Sapri, dobbiamo fare un piano regionale della sanità che aiuti i cittadini che hanno bisogno di un servizio primario, perché stiamo parlando della salute, e trovare i punti di riferimento adeguati. Dobbiamo rafforzare la medicina territoriale, non puntare tutto e solo sugli ospedali, perché dobbiamo evitare che si ingolfino e che si vada in ospedale anche per quelle cose dove si potrebbero risolvere diversamente, con una strategia che guardi e rilanci la sanità pubblica, perché il vero problema che noi abbiamo davanti è un tentativo di privatizzazione che parte dal governo nazionale innanzitutto, per dare ai cittadini soltanto servizi a pagamento. Ci sono più problemi, c'è innanzitutto un problema di finanziamento della sanità pubblica. Il problema del personale riguarda tutto il nostro paese. Si comincia ad esempio a togliere il numero chiuso dalle università, che lede il diritto dello studio dei ragazzi e non fornisce il personale adeguato. Si formino anche gli operatori sanitari e vedrà che a Sapri ci saranno le persone che vorranno venire. Poi, se c'è qualche medico che rinuncia a venire nei pronto soccorso, se noi continuiamo a tenere i pronto soccorsi come campi di battaglia, è del tutto evidente che chi può evitare lo evita, ma è un problema nazionale, non è un problema che la gente non vuole venire a Sapri.